Molto bene cari amici, ed eccoci qua con l'amico Alfredo, con Don Chisciotte e i mulini a vento, cari amici. Ecco un'altra puntata, non mi ricordo il numero della puntata, però va bene lo stesso, penso che non vi offendete. Volevo mandare innanzitutto un brano, diciamo non un brano musicale, ma mandare un audio. Questa volta lo voglio presentare prima, perché è una registrazione su Sky TG24 riguardo le tangenti delle grandi opere. C'è stata l'intervista ad Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle, insomma sulle dimissioni anche del ministro Rupi. Quindi ci ascoltiamo subito questa intervista e poi dopo riprendiamo la diretta. Onorevole Bonafede, il Movimento 5 Stelle ha un obiettivo molto chiaro in testa, ed è quello di chiedere, tra le altre cose, le dimissioni del ministro Rupi. È evidente, direi che il minimo che un'opposizione possa fare è richiedere le dimissioni del ministro. Andremo fino in fondo e presenteremo anche una mozione di sfiducia nel caso in cui il ministro non, come sembra, non presenterà le dimissioni. Quello che vorrei fosse chiaro ai cittadini che ci seguono è che stiamo parlando di Rupi, ma parliamo della punta di un iceberg che è enorme e che riguarda tutti i partiti. Cioè, questa inchiesta fa venire fuori un sistema, si chiama proprio inchiesta sistema, che fa venire fuori un sistema enorme di cui fanno parte i partiti e che si collega ai corruttori da una parte, ai burocrati dall'altra, e crea un circolo vizioso che poi è fatto di corruzione e che poi, mi permette di dirlo, calpesta tutti i sacrifici che i cittadini sono chiamati a fare ogni giorno per far rialzare i paesi. Cioè, quei sacrifici poi vengono bruciati, perché i soldi che vengono dalle tasse dei cittadini vengono bruciati in corruzione. Io ricordo sempre che la corruzione in Italia costa 16 miliardi di euro di investimenti persi soltanto negli ultimi 6 anni. Allora, il ministro Rupi, che dalle intercettazioni risulta che considerava fondamentale la struttura di Incalza, addirittura diceva che se quella struttura fosse stata sfiorata lui avrebbe provocato la caduta del governo. Ora, mi sembra che sia stata sfiorata abbastanza, perché qui parliamo della madre di tutte le inchieste. È un'inchiesta che taglia trasversalmente tutto il territorio nazionale, tutte le forze politiche e tutte le grandi opere inutili. Di fronte a un fatto del genere, un ministro deve dimettersi, grandi perché allora qualcuno inutili, dovrebbe opere... spiegarmi quando si deve dimettere un ministro. Giovanni Bianconi, grandi opere inutili? Allora, proviamo a dividere tra un'opera costa 100 e viene a costare 140, e questo sicuramente noi lo raccontiamo da sempre nella nostra inchiesta Le Mani sul Paese, ma sono opere inutili o sono opere utili, permetti il gioco di parole, utilizzate male? Ma sicuramente utilizzate male, se è vero che ci sono questi gonfiamenti di spese che, dietro i quali c'è la corruzione. Quindi, poi sull'utilità delle opere probabilmente bisogna vedere caso per caso e valutare, certo. Io non direi che bisogna fare una generalizzazione. La generalizzazione si può fare quando generalmente i costi lievitano fino al punto tale da generare corruzione, anche se io vorrei ricordare che in ogni caso qui siamo di fronte a un'indagine che pubblicamente è ai primi passi. Adesso dobbiamo ascoltare un po' le difese ed è giusto dare rilievo all'accusa, però insomma vediamo che cosa può emergere anche dagli interrogatori e da quello che diranno le persone coinvolte. Posso aggiungere una cosa? Sì, sì. Visto che lei chiedeva grandi opere inutili, lei sa che tutta questa inchiesta nasce dalla TAV di Firenze, dal sottoattraversamento dell'alta velocità, dove io vivo. Allora, perché altrimenti noi rischiamo col dire sempre ma la magistratura farà i suoi accertamenti, eccetera. Questo è chiaro, per valutare le responsabilità penali, ma non bisogna essere né magistrato né tantomeno investigatore
per capire che se c'è un sottoattraversamento di 7,5 km, che sventra un intero territorio, che mette a rischio 2000 palazzi, che mette a rischio la salute dei cittadini, che dovrebbe essere già concluso e invece è ancora allo stato zero perché non sanno dove mettere le terre di scavo, allora è evidente che se io guardo un'opera che è inutile perché serve per far risparmiare forse 5 minuti di tempo, mi accorgo che c'è qualcosa che non va dietro lei quell'opera. Lei sta vedendo questo per rispondere alla sua corretta sottolineatura, tanto quanto era corretta la mia domanda, gli appalti nel mirino, lei parla di un terreno che le sta cedendo sotto i piedi visto che vive lì, questa è la mappa di tutti gli appalti che sono nel mirino, grazie al nostro Marco Piccaluga che l'ha realizzata con la grafica. La mia domanda era distinguere tra le opere inutili, e lei mi sta raccontando dal suo punto di vista, dal punto di vista di chi controbatte la non utilità di quest'opera, però la mia domanda è lecita perché capire se tutti quei punti che vediamo segnati corrispondano ad opere altrettanto inutili. Grazie comunque per la sottolineatura e per la specifica che ci ha dato proprio sulla città di Firenze. Onorevole Firenze col sindaco Renzi, ricordiamo che inizia quell'opera da cui parte tutto, inizia sotto l'amministrazione di Matteo Renzi. Grazie onorevole Bonafede. Ed eccoci qua, cari amici, sono ritornato, avete appena ascoltato insomma l'intervista su Sky TG24 ad Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle su tangenti delle grandi opere, insomma anche, come avete capito, anche delle dimissioni del ministro Rupi. Questo è quanto ti tenevamo, perché è una notizia insomma che è recentissima, quindi è giusto che se ne parli anche in questa trasmissione. Prima di passare la parola ad Alfredo, cari amici, voglio ricordarvi che voi potete collegarvi sul sito sciencewebnetwork.it e usufruire della nostra chat per quanto riguarda, insomma, se voleste fare delle domande in diretta sia Alfredo che a me, oppure potete chiamarci al 0422 16 26 622, insomma, per intervenire in diretta e dire la vostra. Questo è quanto. E adesso passiamo a una notizia sempre del giorno sulle tangenti. Si legge sul fattoquotidiano.it che Bagnasco ha detto che il malaffare ormai è un regime, insomma. Addirittura Del Rio dice sulle dimissioni di Lupi, dice decide Lupi. Il presidente della CE, insomma, dice gli onesti non si deprimano, non è indagato, ha spiegato il sottosegretario alla presidente del Consiglio, non ha obblighi di dimettersi, insomma. Galletti, ministro dell'Ambiente, dice non c'è alcun avviso di garanzia, non bisogna strumentalizzare. Intanto in giornata il ministro ha firmato il decreto che ripartisce 50 milioni destinati a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico. Insomma, il nuovo centrodestra con Quagliariello e Alfano, insomma, assicura il pieno sostegno al ministro. Secondo me non è tanto la questione se e poi darò la parola ad Alfredo, se il ministro debba dimettersi o no, insomma è una questione di onestà, quindi a questo punto decida anche il ministro cosa voglia fare, insomma, e speriamo che la magistratura faccia il suo corso. Tu cosa ne pensi, Alfredo? Speriamo proprio che la magistratura almeno una volta faccia il suo corso, perché la gente è stanca. E poi mi sembra assolutamente allucinante, proprio da droga pesante, che sia, se un indagato deve dire io non mi dimetto. Cioè, sì, ma non aspetta un attimo, da quello che si legge, che non sembra che non sia indagato il ministro Rupi. Non c'è alcun avviso di garanzia. Ma non l'avrà nemmeno. Insomma, è stato fatto il suo nome, comunque non c'è nessun avviso di garanzia. Quindi, insomma, anche questo bisogna dirlo per onestà, diciamo, di cronaca. Certo, ovviamente. La moda cielo, noi non siamo né contro Lupi né contro nessuno, siamo solo contro i disonesti. E il ministro Lupi, insomma, se non è stato ancora, insomma, non ha avuto un avviso di garanzia, fino a prova contraria, insomma. È così, quello che dicevo io sulle dimissioni del ministro Lupi era semplicemente dovuto a un fatto di onestà politica verso i propri elettori,
verso i cittadini, perché essendo un ministro della Repubblica è il ministro di tutti gli italiani, insomma, non solo dei propri elettori e di centrodestra, o mi sbaglio? Era semplicemente per questo, insomma. Assolutamente. Non voglio strumentalizzare. Mi rifaccio ad alcune decisioni prese dagli indagati, non in questo caso, ma anche in casi precedenti, in cui saltano fuori: sì, posso essere indagato, ma io non mi dimetto. È una cosa che in una democrazia è allucinante. Quando in altre democrazie ben più sviluppate della nostra, perché la nostra non è una democrazia, è una cosa ridicola, se un ministro prende un regalo anche, diciamo, di 100 euro senza giustificarlo, si dimette già in prima persona. Questo all'estero, però, non in Italia. All'estero, l'ho specificato. Purtroppo noi viviamo una democrazia da operetta, ecco. Vediamo un po' le notizie che commentiamo questa sera. Hai qualcos'altro da dire, Rosario? Fatti avanti. No, niente, possiamo passare tranquillamente agli argomenti che vuoi trattare questa sera, Calafredo. Va bene. Quindi era semplice, era quello che ho mandato, sia l'intervista, insomma, poi abbiamo parlato quei pochi minuti, era semplicemente perché è un fatto di cronaca, un fatto recentissimo, certo. È importante, no, ne parlano in continuazione sia i giornali, sia anche tutte le trasmissioni, il talk show, di questi giorni. Sì, Crozza stasera a Ballarò, insomma, l'ha messo anche nella copertina, sai che lui fa la copertina di Ballarò, ne ha parlato. Gli appalti purtroppo sono, vedo a Bologna, che il centro di Bologna è completamente bloccato da dei lavori megagalattici nella via principale, via Rezzoli, e creando grande disagio e grandi perdite economiche per i negozi e scomodità per chi deve muoversi nel centro di Bologna. Scusate, ma stasera ho la tosse. Vi ricordate, io sono un fanatico dei film di Don Camillo e Peppone, uno della DC e l'altro del Partito Comunista, del vecchio sano partito. Non era della DC, era Don Camillo era un sacerdote, quindi sì, un sacerdote, sì, diciamo, parteggiava per la... per la Chiesa, certamente, per la Democrazia Cristiana. C'era sempre la DC dietro con lo zampino. Erano discussioni a non finire, però che al massimo tra il sindaco e il prete si arrivava al massimo a una scazzottata, una bella sana bastonata, ma non si andava oltre. Invece qui la situazione è tutt'oggi che ho la tosse. La situazione è diventata molto grave e fare il sindaco purtroppo è diventata un'attività molto pericolosa. Infatti, tra bombe, auto incendiate, aggressioni, minacce e gli atti intimidatori contro i sindaci, consiglieri e candidati, non solo sindaci parliamo, ma anche delle strutture politiche dei paesi, ha creato dal 1974 grossi problemi fino a diventare una cosa molto seria. Queste minacce più o meno velate e anche questi assassini, perché diciamo di morti ce ne sono stati più di 142 in questo periodo. Stasera non ho mai la tosse. Riguardano tutte le regioni del sud,
la Sicilia, la Puglia, la Calabria, la Sardegna, il Sud e le isole, che rappresentano circa un 63% dei casi nazionali. E tra loro non c'è distinzione tra uomini e donne, e lì non si va a fare una scelta, ma chi decide di colpire viene non si ferma davanti a nulla. Capita anche a volte nel nord, ecco, non vogliamo dire che noi che abitiamo intorno, gravitiamo intorno al nord, non ne siamo esenti. A Torino è circa il 4,4% e il 4% è a Roma. Poi in quella di Napoli è il 5,3%, poi man mano si scende, le percentuali diventano sempre più allarmanti. Logicamente dietro a queste cose, a questi fatti efferati, ci sono interessi pecuniari, e questo può essere anche il discorso degli appalti, o ci potrebbe entrare in questa ottica. E quindi è diventato fare il sindaco non più un motivo di orgoglio, come è sempre stato, ma un motivo di preoccupazione e di paura per queste persone elette di solito nei piccoli paesi. Non riguarda grandi paesi, grandi agglomerati, grandi città, è più che altro centrato all'interno di piccole realtà cittadine, anche perché la questione può essere gestita in maniera migliore. Infatti vediamo, come abbiamo letto prima, che nelle città, nelle grandi città del nord e addirittura anche a Napoli, la percentuale è abbastanza bassa. E comunque nell'occhio del ciclone sono i sindaci, che si è rivolto circa il 35% del totale degli episodi, 446 casi, e dai dati forniti dalla Commissione del Senato, dalle prefetture, emerge che il 48% degli episodi si è verificato in comuni di non oltre 15.000 abitanti, mentre un episodio su 4 viene rivolto a comuni con meno di 5.000 abitanti. Quindi vediamo delle realtà molto piccole, molto limitate, e forse in queste piccole realtà gli interessi economici sono molto più evidenti, anche perché ci si conosce tutti in queste piccole realtà, ci si conosce tutti, quindi si sa che strada prende uno o l'altro, specialmente nell'ambito di scelte politiche, di scelte di appalti o altro tipo di scelte. La maggiore parte delle intimidazioni più gravi si è avuta in Puglia, dove si sono verificati auto incendiati il 23%, incendi di beni privati il 22%, il 38% dei casi con utilizzo di armi da fuoco, e il 53% addirittura siamo passati all'uso degli esplosivi. Pure. Sì, pure. Fanno le cose all'ingrosso, diciamo. Sì, non si fanno mancare nulla, insomma. Non si fanno mancare nulla. È una cosa veramente triste, perché io penso comunque che indubbiamente questi sindaci, la butto lì, è una mia idea,
questi sindaci o questi politici o questi responsabili del bene comune saranno stati forse più onesti, che non hanno ceduto alle intimidazioni, che non hanno ceduto alle mazzette o ad altre forme di repressione psicologica. Tanto che per terminare il discorso si è arrivato anche all'uso della forza e della violenza. Scusami Alfredo, non mi ricordo se hai detto ci sono stati morti in questi attentati. 143 morti, te lo dico subito, 143 morti dal 1974 al 2014. Insomma, quasi una strage, si può dire. È stato quasi una strage, centellinato un po' alla volta, comunque è stata una strage. Sì, ma è un bel numero, insomma. È un numero rilevante, e quello che fa un po' più impressione che sia stato concentrato tutto nelle regioni del sud. Vabbè, ma questa è la prima parte, perché adesso vedremo, insomma, col fatto che la grande mafia, Camorra, 'Ndrangheta, eccetera, si è spostata anche al nord, quindi vedremo. Adesso è cambiato un po' l'ottica, insomma, di fare affari, di fare malaffare, diciamo, no? Non è come una volta, penso. È un po' più raffinata, diciamo, è andata a scuola di buona maniera, forse. Chissà, insomma, sembra. Cioè, no, non speriamo che dovrebbe essere eliminata, però speriamo che almeno non si arrivi alla violenza estrema, alla morte, agli attentati e via discorrendo. Ecco, questo sarebbe la cosa più interessante. Vuoi dare un tuo commento, caro Rosario? Ma i commenti su questo, insomma, li ha già dati tutti leggendo, insomma, pur facendo, diciamo, riassunto di quello che hai letto, no, di questa statistica, perché poi in fin dei conti la statistica mi sembra una cosa molto fredda, no? 440 casi, però, 143 morti, 35% qua, 23% là, insomma, ti do dei numeri a caso in questo momento perché non me li ricordo. Però mi sembra una cosa fredda, perché dietro questi numeri ci sono delle persone, degli esseri umani. Questo è vero, indubbiamente è vero, caro. Però se noi vogliamo stigmatizzare questa piaga, dobbiamo dare dei numeri, in modo che il cittadino si renda conto esattamente di cosa succede, dei rischi che corre, dei sistemi che utilizzano per risolvere i problemi. E è fredda, indubbiamente, come tutte le statistiche, è matematica, e la matematica non è in grado di esprimere sentimenti o realtà intime, però ti fa rendere conto di quello che succede all'interno delle amministrazioni. In effetti, insomma, lascia comunque la mare in bocca questa storia. Certo, certamente. Bene. Prima di passare a un altro argomento, Alfredo, volevo dare un'altra notizia. Mi riallaccio un po' a quello che potrebbe essere non il malaffare, ma un qualcosa che fa pensare, no? Perché si parla della pedemontana, che serve la provincia di Varese, insomma, collega la provincia di Varese con quella di Bergamo, passando a nord di Milano, no? Insomma, poche parole, spese tanti soldi, sta pedemontana è diventata un flop, e Lega Ambiente dice che ha devastato una foresta invano. Insomma, poche parole, hanno distrutto un habitat per far passare sta pedemontana, che doveva diciamo avere
per capirci, insomma, doveva avere 60.000 transiti al giorno e ne fa solamente 18.000, insomma, in poche parole. E hanno distrutto, diciamo, l'ambiente. Ed è vero che Legambiente, con i suoi volontari, ha contato in un giorno feriale i veicoli che sono passati per un checkpoint allestito a Cislago, che è un dato ancora più preoccupante, visto, insomma, che per il momento l'autostrada è gratuita, figuriamoci un poco. Insomma, nella fascia critica tra le 8 e le 9, lo scrive Legambiente in una nota, si sono contati poco meno di 2.000 veicoli nei due sensi di marcia, insomma, come dire che il traffico sostenuto di una normale strada extraurbana. Insomma, sapete, mandare, hanno distrutto tutto e alla fine, adesso che è gratuita, non riesce ad andare a regime, figuriamoci quando sarà a pagamento. A pagamento, dice che hanno distrutto un habitat, insomma. E la realizzazione, appunto, di questa pedemontana, addirittura dicono che ha giustificato la devastazione di decine di ettari delle ultime foreste dell'alta pianura lombarda. Questo, secondo me, insomma, è un qualcosa di, onestamente, sì, non è proprio allacciabile a quello che hai detto prima con i sindaci, però è una notizia che volevo dare, perché me la sentivo, mi stava lì che mi bruciava dentro, perché non solo sono soldi spesi, tanto per i soldi, insomma, che sono stati spesi, ma sul fatto di che sono stati distrutti ettari di habitat, di foresta, insomma, e questo non lo trovo molto carino, insomma, soprattutto che sono le ultime foreste dell'alta pianura lombarda, quindi è così. Certamente, vorrei chiedere agli amici, insomma, cosa ne pensano, ci stanno ascoltando, che possono intervenire in diretta chiamandolo 0422 16 26 622 e dire la loro anche su questo argomento. Dicevi, Alfredo? No, dico, mi sembra che tutte queste infrastrutture stradali non abbiano ottenuto grossi risultati, o comunque sono portatrici di grandi sconvolgimenti della natura e delle zone in cui passano. Vediamo la TAV, vediamo, senza avere dei risultati importanti da poter presentare. E questo è vero, insomma. Ma staremo a vedere come andranno le cose. Speriamo, insomma, che non sia stato vano la costruzione di questa pedemontana. Però se il buongiorno si vede dal mattino, se perché pensa che adesso che gratis non raggiunge, non è a regime, figurati poi quando costerà 3 euro il passaggio per la prima volta. E adesso è gratuito. Cioè, quando costerà 3 euro, insomma, si andranno meno, viaggeranno meno mezzi, insomma, su questa strada, no? Ma staremo a vedere anche su questo. 22:28, cari amici, state ascoltando la trasmissione in diretta Don Chisciotte e i mulini a vento, due chiacchiere fra il sottoscritto Saiuz e l'amico Alfredo Don Chisciotte, alias Don Chisciotte. Usate la nostra chat se volete intervenire con noi, chiederci qualche cosa, oppure potete chiamarci in diretta allo 0422 16 26 622. Volevo ricordarvi anche che potete scaricarvi la nostra app sia per la web radio che per la web radio classica, sia per Android che per iPhone. Per iPhone per il momento è solo per la web radio, poi uscirà anche quella per la web radio classica. È una bellissima app, molto semplice e leggera, quindi non ci sono problemi, insomma, non vi dà fastidio, e potete ascoltare la musica in sottofondo mentre sul vostro smartphone state facendo altre cose. La trovate sia su Play Store che come Saiuz Web Network tranquillamente. Alfredo, dimmi. No, stavo pensando, qua tutto comincia a costare di più, le autostrade sono aumentate di prezzo,
ma quello che mi colpisce è la benzina sta andando a picco, cioè il petrolio. Prima era calato anche il prezzo della benzina, mi ricordo 1.400, 1.300 euro, qualcosa. Invece adesso, pur essendo arrivati stamattina credo a 47 dollari a barile, insomma dagli 80 che costava se non sbaglio, no? Ecco, e la benzina è tornata tranquillamente a salire dovuto alle accise e a tutte queste cose che ormai abbiamo imparato a memoria. Ora ci parliamo. Sarà ancora la guerra di Libia sulle accise, vero? Ah, può darsi, certo. Ah, adesso vedremo, c'è il problema dell'Ucraina, con il gas, con tutte quelle cose lì. Non siamo messi molto bene, a dire la verità. E stranamente dobbiamo sempre rimetterci noi. Non è più neanche conveniente andare all'estero a fare il pieno. Mi diceva il mio consuocero di Trieste che una volta da Trieste andavano in Slovenia, adesso non è più neanche conveniente quello. Praticamente non c'è ormai zona che non abbia problemi e che non abbia prezzi molto cari. Parliamo di un altro argomento. Oh, questo sembrerebbe un argomento triste, ma quando l'ho letto mi ha dato personalmente una grossa pace interiore, una grossa piacere, veramente. Sembrerà molto kitsch, ma parliamo della morte. Tutti dobbiamo morire e poi... Non mi fare il frate fappista adesso, eh? Tutti dobbiamo morire, escluso io, che ci sono già passato, quindi ho già fatto le mie carte, però l'articolo che ho letto sul Fatto Quotidiano Ambiente Veleni è molto molto interessante, che se dovesse prendere piede sarebbe una bella soluzione sia per il discorso cimiteriale sia per il discorso della natura. Il titolo è bello, morte, e se dovessimo diventare alberi dopo la morte, è una realtà spagnola che sta prendendo piede. Non vogliamo dire, come tanti hanno detto, spegniamo le bare e le urne con dei missili in altre stelle o pianeti, no, qua vogliamo fare una cosa terra a terra, specialmente in un mondo come il nostro, così devastato, così depauperato, parola difficilissima che ormai è uscita dal dizionario Zingarelli, per dire che si distruggono, come dicevi tu prima, intere foreste, specialmente in certe zone come la tua o come quella della Liguria, di cui noi sappiamo cosa succede tutti gli anni alla prima pioggerellina di marzo. Qua invece è un discorso molto molto interessante. Innanzitutto, negli ultimi 30 anni dobbiamo dire che la cremazione è diventata una delle modalità di sepoltura più utilizzata, sia per i costi dei loculi e via discorrendo, sia anche per la disponibilità di spazio, perché per esempio in città come Bologna, che non è una grande città, diciamo, e, oltre al cimitero monumentale davanti allo stadio, sono sorti nei vari quartieri dei piccoli cimiteri, perché la disponibilità di spazio è diventata irrisoria. Infatti poi è uscita una legge italiana per la cremazione, la numero 130 del 30 marzo del 2001. E in Italia
già il 19% della popolazione ha scelto questo modo di effettuare l'ultimo viaggio, ma vi sono addirittura dei paesi in cui la cremazione ha raggiunto il 74%. Indubbiamente la morte di un caro è sempre un fatto traumatico, però è un fatto a cui dobbiamo tutti andare incontro. E se a volte non abbiamo in quel momento la lucidità per optare a delle scelte alternative che fanno bene all'ambiente, che fanno bene più che altro all'ambiente e allo spazio cimiteriale. E quindi perché non possiamo scegliere di diventare alberi? E che è una cosa bellissima, una cosa semplicemente grandiosa, che oltre a essere, io credo, forse mi sbaglio, ma io la penso così, di sollievo a chi rimane, perché in definitiva non va tutto in cenere, ma c'è qualcosa che rinasce, che si riforma e che dà un senso di liberazione alla morte, e diventa anche un grosso impatto benefico per l'ambiente che ci circonda. L'idea è venuta a Barcellona dallo studio del designer Estudio Moliné, dei fratelli Gerard e Roger. Ha ideato una urna ad alto potere biodegradabile, la urna BIOS, che viene diversificata secondo i vari sistemi di sepoltura, dentro cui vengono seminati dei semi di alberi, quindi vengono posti nei parchi, vengono posti nelle zone di ripopolazione, e casomai mettendoci anche il nome della persona che rinasce in forma di albero, in forma di fiore. Mi ha molto colpito. Ma secondo me, più che altro, Alfredo, noi qui in Italia risentiamo molto di quella che è la nostra usanza, anche se sta prendendo un po' piede la cremazione, perché ormai sempre più persone si fanno cremare, insomma, dopo la morte, perché abbiamo una cultura un po' arcaica, la cultura bigotta, diciamo, cattolica, ecco, religiosa, insomma, eccetera. E quindi non so quanto prenderà piede questa, anche perché poi del resto bisogna vedere, lo sai che non è che puoi disperdere oppure mettere da qualsiasi parte le ceneri di un morto. No, va bene, ci sono delle leggi, insomma, che regolamentano questo fatto, no? Quindi comunque le ceneri sempre sono materiale inattivo, perché ha già consumato tutta l'organicità. No, ma c'è, no, non lo so questo, perché seguivo una trasmissione nella quale si parlava appunto di cremazioni. Le cremazioni veramente era legata al fatto dell'autocombustione, no? Sì. E si facevano degli esperimenti, insomma, l'autocombustione è un qualcosa di molto più forte addirittura della cremazione, perché mentre la cremazione viene fatta a 1500 gradi e non tutto riesce a bruciarsi, perché le ossa poi vengono passate in un affare che le sbriciola. Per questo non so fino a che punto, bisognerebbe vedere esattamente come funziona attentamente la cremazione per capire a fondo
il problema. Ma io parto dal presupposto che potrebbe essere una bellissima idea, per l'amor del cielo, non è che non sono contro questa idea, ma parlo delle nostre leggi, insomma, come sono, e sono chiuse. No, ovviamente deve esistere una legge, ma deve esistere anche la volontà espressa in un testamento, come nel testamento viene specificato in che tipo di sepoltura, se cremazione, sepoltura tradizionale e via discorrendo. Indubbiamente deve essere il prodotto di una volontà. A questo sì, siamo d'accordo, ma perché altro il fatto che tu non puoi mettere questo e far diventare un albero in un parco pubblico oggi. Cioè, io potrei essere anche d'accordo, la volontà ci sta, però la legge al limite me lo vieta. Come hanno pensato questi architetti, questi personaggi? Le ceneri si possono buttare in mare, si possono buttare in fiume, e già la dispersione delle ceneri esiste già. No, per legge esiste già, cioè, perché non è che uno, lasciando stare che uno lo faccia, però per legge si può fare, perché questo che non so. Ma certamente se ne nasce un business si farà. Comunque anche in Italia è uno studio di architettura, l'A3 Paesaggio, con il progetto Arbor Vitae, sta già studiando la cosa per la sua realizzazione. Certo, insomma, staremo a vedere, insomma, come andrà a finire. Io chiamerei immediatamente una cosa di questo genere, perché diventare qualcos'altro, forse è un concetto molto buddista, molto di reincarnazione, è una cosa molto molto affascinante. Ma comunque le legno si consumerebbe lo stesso, perché le bare comunque viene messa nella bara per mandarla all'inceneritore, no? Sì, nell'inceneritore, beh, è sempre legno comunque, perché le bare da cremazione sono fatte in una determinata maniera, che non hanno zinco, non hanno nulla, è solo legno, quindi è una cosa. Aspetta pure che devo guardare una cosa, scusami. Certamente, Alfredo, mentre tu guardi, dimmi. Stasera sono un po' così, non messo bene. È un po' dindon il nostro amico. Sono un po' dindon. Sì, sono particolari casse che vanno verso l'autodistruzione. Bene, parliamo di qualcosa di più. Sono le 22.43, parliamo di un argomento un po' più allegro, caro Alfredo, perché anche perché devi mettere anche questa, che ne abbiamo parlato proprio di venerdì, di oggi il 17, no? Come non, meno male che non era venerdì. Il 17, non è venerdì. Però. Allora, parliamo di macchine e di assicurazione. Innanzitutto dobbiamo dire che l'assicurazione RCA italiana resta come sempre la più cara in Italia. E allora nel mondo. Cosa si è pensato per organizzare un business particolare? E questo lo vediamo tutti i giorni sulle spot pubblicitari delle automobili. Quello di regalare un anno di assicurazione a chi acquista le macchine nuove. L'idea potrebbe essere allettante, proprio per il fatto che le assicurazioni costano molto, ma bisogna stare a guardarci per il fino, come si dice, perché sotto c'è l'inganno. Come sempre, quando si prospetta qualcosa di positivo o qualcosa di allettante,
dobbiamo sempre, come diceva Maurizio Costanzo, che ho visto che ritornerà in televisione, cosa c'è dietro l'angolo. E dietro l'angolo non è che ci siano grosse cose. Perché? Allora, vedo di spiegarvelo, anche se io non sono esperto di queste cose, perché non me ne intendo. All'inizio la cosa, l'offerta, che anche se devo dire, adesso che ci penso, ultimamente questa offerta è sparita dalle pubblicità, comunque può darsi che quando tu vai a comprare la macchina nuova il venditore illuminato ti spari l'offerta all'ultimo momento. Dunque può sembrare un'idea assai conveniente, perché sai, risparmiare intorno ai 1250-1300 euro all'anno non è che dispiaccia. E ma che cosa succede ai termini dei 12 mesi? Perché l'offerta riguarda 12 mesi, l'anno dal momento dell'acquisto dell'automezzo. Quando tu hai una classe di merito elevata, la 1, la 2, comunque non sei uno che fa molti incidenti. Io per esempio prima ero arrivato alla classe 1, la classe ti rimane, e questo può essere un grosso vantaggio di questo tipo di allegato all'acquisto per i nuovi patentati, che si vengono a trovare avvantaggiati perché non vengono a pagare la polizza per il primo anno. Però al momento che scade l'offerta, i benefici della classe di merito acquistati prima di accettare l'offerta vengono eliminati, cioè si riparte da dodicesima classe, se non erro. Tu che sei un guidatore di vaglio, è la dodicesima classe? Non lo so perché non faccio, fino a questo momento non ho fatto incidenti, ma non so qual è, non avendo la macchina non sei perso e non sei guadagnato, diciamo. Quindi non pago l'assicurazione, pago un'altra assicurazione. Anche perché queste assicurazioni sono assicurazioni cumulative riguardanti la concessionaria. Quindi dopo 12 mesi andare a vedere di ogni acquirente qual è la classe di merito praticamente diventa una follia. E allora si riparte tutti dall'inizio, dalla dodicesima classe, e si ricomincia l'iter quasi decennale, se non erro, per arrivare alla classe di merito più elevata. Ecco, questa è un po' la truffa, non dico la truffa, comunque c'è un escamotage trovato, insomma, per tirare più soldi. Quindi se uno lo sa, dice grazie, ma io preferisco il mio broker, la mia assicurazione, andare avanti con quella perché mi trovo meglio. Si viene infatti inserito, come dicevo, in una polizza collettiva con franchigia, con il risultato che a partire dal secondo anno l'assicurazione non riconosce le classi di merito che si erano maturate negli anni precedenti, perché non è più possibile capire se durante l'anno si sono fatti incidenti. Insomma, parliamoci chiaro, l'assicurazione devono guadagnarci. Se ti danno l'assicurazione gratis, che ci guadagnano? Se non rimetterci se fai incidenti. Come quando vado... Quindi conviene prendersi questa assicurazione, fare tanti incidenti, tanto parti sempre dalla dodicesima e chi se ne frega. Cioè, il fatto delle classi era nato proprio per invogliare l'automobilista a non fare incidenti,
non fai incidenti, quindi ti sei avvantaggiato perché quella classe ti permette di pagare meno l'assicurazione. Sì, esatto, perché poi... Qui che cosa ti invoglia? Che ti dà un anno gratis? Esatto, quello sconto. Poi dopo parte nel 2, però dopo, quando paghi il prezzo pieno dell'assicurazione, 12, perché classe, la classe che parti è 12, cosa succede? Succede che paghi l'ira di Dio. Esatto. Paghi un sacco di soldi. E alla fine, perché l'assicurazione non può rimetterci, insomma. Non è che è lì che fa regali e... Sto sedendo l'idea. Hanno trovato un altro escamotage perché forse, non lo so, insomma, si stanno guadagnando poco, non lo so. Quindi a quel punto io mi compro una macchina, faccio questa assicurazione, faccio tanti incidenti, tanto parto sempre dalla 12ª, chi se ne frega. A meno che all'interno di questi 12 mesi gratuiti non abbiano previsto qualche cosa, tipo le franchigie o cose del genere. Questo non è dato sapere. No, perché sarebbe interessante saperlo, no? Perché sarebbe molto interessante saperlo, perché ti do un'assicurazione per un anno, tu fai tanti incidenti, io c'è come assicurazione, che faccio? Allora, la IVAS, che è la, c'è una franchigia che dovrebbe essere intorno ai 500 euro, oltre croce. Vabbè, se è una franchigia di 500 euro, hanno già valutato che mediamente la grandissima percentuale di incidente è sotto quella soglia lì, quindi automaticamente, anche se ce l'ho gratis, non paga mai l'assicurazione. Esatto. Quindi, voglio essere chiaro per capire, perché sto cercando, per me è una notizia nuova e sto cercando di capire come funziona. No, ma sai, come in tutti questi casi dove sotto c'è un escamotage, le notizie non sono mai così limpide, però c'è la IVAS, che è un'associazione che riguarda le assicurazioni, che dà dei suggerimenti per non trovarsi poi, come si suol dire, in braghi di tela. Chiedere a chi sarà intestata la polizza, innanzitutto la polizza gratis, e se è previsto il rilascio di un attestato di rischio a proprio nome alla scadenza del periodo di gratuità. Se la polizza è a libro matricolare, ci si può rivolgere a un intermediario di fiducia per un eventuale confronto. E se nel frattempo è già usufruito di una polizza RC auto gratuita, non si è stati adeguatamente informati sulla copertura assicurativa, è da subito possibile presentare un reclamo all'impresa di assicurazione. Cioè bisogna stare un po' attenti a firmare certi documenti. Perché sai, 12 mesi gratis di assicurazione invogliano, però a me piace leggere anche quello che è scritto in piccolo. Indubbiamente invogliano, perché al giorno d'oggi che si ha grandi difficoltà a arrivare alla fine mese, riuscire almeno in qualcosa, trovare un piccolo risparmio, non fa male alla salute. Invece fa molto male alla salute l'ultima droga che è sbarcata nelle discoteche e che sta creando dei problemi enormi alla gioventù. È una droga dei filippini che sta arrivando da Padova e si chiama Shabu, una metafetamina purissima, e che serve, come sempre in questi casi, a tenere svegli e iperattivi i ballerini fino alla mattina dopo. È una droga estremamente pericolosa, e l'effetto stimolante può togliere, come sempre in questi casi, sonno e sensazioni di fatica anche per 14-16 ore, e sta andando a ruba. È un po' come le famose droghe che usano i camionisti che fanno i lunghi percorsi per poter rimanere svegli tutta notte a guidare, e poi di solito alla fine degli effetti si può vanno a schiantarsi da qualche parte, morendo e facendo morire degli altri. Logicamente, come al solito, queste droghe
vengono prodotte da laboratori clandestini e tra le altre cose è composta da sostanze che non sono illegali e sono facili da reperire. Inoltre non hanno assolutamente odore e quindi possono sfuggire ai cani antidroga negli aeroporti. E questo quindi è una droga facile da produrre, facile da vendere e difficile da individuare. Pure. Di solito questa droga viene poi scaldata nei cucchiaini o altro, purtroppo. Ah, quindi purtroppo viene iniettata questa qua? Ma no, credo che sia sì, scaldata e iniettata. Però quando viene scaldata il vapore ha degli effetti devastanti sulla pelle, quindi distrugge la pelle del viso. Io penso che questa sia l'ultima notizia, abbiamo letto notizie, non abbiamo parlato dell'ISIS, quindi abbiamo fatto un passo avanti. Certo, almeno noi l'abbiamo fatto il passo avanti. Abbiamo almeno parlato di cose di casa nostra. Sì, esattamente Alfredo, l'ultima cosa, sono le 22:56, quasi 57 in questo momento, e volevo insomma leggere l'ultima notizia riguardante Mr. B. Berlusconi, al Rubiter, perquisite ospiti delle serate ad Arcole, insomma sentito il tesoriere di Berlusconi. Le perquisizioni sono state decise perché gli investigatori hanno scovato recenti movimentazioni di denaro sui conti correnti. Insomma, conferma che insomma, la generosità di Berlusconi non si è mai arrestata, in poche parole. Ma ho letto anche Rosario, poverino, mi dispiace tanto, è che ha finito i soldi, non ne può più dare alle oggette. È quello il dramma. Si pensa comunque nell'inchiesta che è coordinata dal procuratore aggiunto Pietro Forno e dai PM Luca Gaglio e Tiziana Siciliana, insomma è coinvolto anche il primo avvocato della giovane marocchina Luca Giuliante. E insomma, staremo a vedere come va a finire anche questa storia. Tanto si fanno le leggi, come si è fatta quella lì che è passata. È stato assolto, ma non è stato assolto, è cambiata la legge. Basta cambiarla. Basta dare un aspetto nuovo. Un aspetto nuovo e siamo a posti. E comunque poi c'è la brutta notizia per il divorzio, diciamo no al divorzio lampo. In poche parole il Senato ha stralciato la norma dal disegno di legge. Sai, volevano fare il divorzio lampo, no, dobbiamo aspettare. Bene, con questo è tutto, cari amici. Alfredo, fai i tuoi saluti e poi faccio la chiusura. Carissimi amici, anche questa volta siamo giunti a parte tosse alla fine della nostra trasmissione. Ci ritroveremo, oddio, no, martedì prossimo no, martedì prossimo c'è il 31. No, martedì prossimo è il 24, se oggi è il 17. È il 24, è il 31 che non ci sono, è per un lieto evento familiare. E quindi ci rivediamo quest'altro martedì per altre notizie, nella speranza che qualcuno ci chiami, che non siano sempre nella speranza. Se ci vogliono chiamare, vogliono intervenire e dire la loro in diretta, che lo facciano. È molto bello il contraddittorio. E mi piacerebbe, però bisogna aspettare. Avremo notizie nuove anche quest'altra volta. A te Rosario. Bene cari amici, allora vi ricordo domani sera l'appuntamento alle 18:30 con Spazio Aperto e poi la secondo appuntamento sempre domani sera alle ore 22 con Osservatorio Antimafia, una puntata zero. Vediamo come va questa puntata zero. Tutte e due le trasmissioni saranno condotte da Antonella Intranò e Ugo Lombardi e speriamo che ci sia la presenza, che non abbia più problemi, dell'amico Massimo Bonella di pianetaoggitv.net.
Per il momento è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e andiamo tranquillamente con la sigla finale senza nessun problema. Ciao Alfredo, ciao a tutti quanti. Ciao Rosario, ciao a tutti, buonanotte. Where'd you be if you had given to protection?